Questa volta sono gli sversamenti a Fosso Vallelunga a far iscrivere il sindaco di Pescara Marco Alessandrini nel registro degli indagati della Procura Adriatica. Nel fascicolo aperto dal pubblico ministero Paolo Pompa, il reato ipotizzato per il primo cittadino è quello di inquinamento delle acque. Dunque, a finire sotto la lente d'ingrandimento c'è il fosso di raccolta delle acque piovane a sud del capoluogo, quasi al confine con Francavilla, che nella passata stagione balneare non solo ha reso inaccessibile alla balneazione il tratto di mare antistante. Più volte gli sversamenti in quel fosso sono stati al centro di polemiche ed esposti alla magistratura, soprattutto da parte dell'associazione Pescara Mi Piace, che in diverse circostanze aveva fatto sopralluoghi assieme alla stampa per documentare la situazione. Il sindaco Alessandrini si dice tranquillo e certo di poter dimostrare, carte e analisi recenti dell'Arta alla mano, la bontà degli interventi fatti su Fosso Vallelunga. Si potrebbe pensare anche al contrappasso di dantesca memoria, visto che tanto io amo il mare quanto esso è fonte di preoccupazioni. Preoccupazioni che poi in realtà non ci sono, perché se è evidente il mio disappunto per una cosa del genere, è altrettanto chiara la mia volontà di chiarire il prima possibile questa storia, che per quanto mi riguarda non esiste, ma tutto questo andrà accertato nelle competenti sedi. Ho naturalmente chiesto al mio avvocato sostanzialmente di favorire il più possibile un chiarimento per definire appunto quello che è successo rispetto ad un rivo, che è il Fosso Vallelunga, che è oggetto di plurimi interventi da parte del Comune, da parte del soggetto gestore del servizio idrico integrato, che è l'ACA, di concerto con il sistema pubblico. I riflessi di questo sono visibili coram populo, cioè chiaramente, nel senso che se l'anno scorso per esempio quel tratto di spiaggia era soggetto ad acque scarse e quindi temporaneo divieto di balneazione, questo divieto l'anno in corso è stato tolto. Quindi mi pare di capire che i magistrati spiegherà gli interventi che ha fatto il Comune su quel Fosso Vallelunga. Noi abbiamo un dettagliato resoconto di tutto quello che abbiamo fatto dal nostro insediamento dal 2014 ad oggi, anno per anno. Poi naturalmente c'è un prima e ci sarà un dopo, ma quello che è successo in questi anni è puntualmente descritto, certificato, e vogliamo appunto chiarire il tutto il prima possibile.